Ciao a tutti, sono Francesco Patrucco, sono un insegnante di italiano e latino e insegno sia alla IIS Balbo al mattino e soprattutto anche al serale. Ho iniziato a lavorare all'alberghiero, sopra, a Casale e poi a Châtillon in Valle d'Aosta. Poi sono passato a ruolo in Valle d'Aosta, ho iniziato nelle scuole medie, poi sono passato alle superiori, Istituto Tecnico Corrado Gex ad Aosta, poi 3 anni in un'altra scuola tecnica di Casale e poi finalmente al Balbo dove ho studiato anch'io da ragazzino e quindi sono ricontento di riesserci ritornato. Nel frattempo ho fatto anche l'esperienza serale che mi è piaciuta tantissimo e che vorrei ogni anno reiterare perché per me è fondamentale, proprio per la mia crescita professionale. Attualmente ho conseguito, proprio anche grazie alle esperienze che ho fatto con gli studenti adulti, il dottorato di ricerca all'Università francese di Sorbonne-Montblanc e c'è speranza appunto che io possa continuare in questo settore proprio grazie all'impegno serale che mi permette di studiare proprio come i miei allievi. Quindi mentre i miei allievi lavorano di giorno e studiano la sera, io lavoro di giorno, studio di giorno e lavoro la sera. Allora, io credo che ci siano vari livelli di differenze. Il primo livello è un livello di motivazione. La motivazione del serale è qualcosa di encomiabile, unico, inimitabile, perché ti trovi ad avere davanti persone che sono veramente, che hanno veramente scelto di stare lì con te. E tu, come docente, ti senti ancora più responsabile nell'accompagnarle, perché richiedono a te delle competenze e delle relazioni che al diurno non succede, perché i ragazzi, voi sapete, sono molto più distratti, sono molto più volubili, sentono la scuola come un ostacolo, comunque un qualcosa che disturba nell'arco della loro giornata. Questo non succede al serale. Un secondo livello che io trovo è proprio a livello di didattica. La didattica cambia moltissimo, mentre molta della pedagogia moderna ci suggerisce di cercare ogni tipo di tentativo per coinvolgere gli studenti, e qui invece dobbiamo tentare il più possibile di formare gli studenti al serale, perché non è più un problema di coinvolgimento o di relazione, è un problema di, credo, di formazione. Quindi la domanda che mi pongo di più al mattino è: come riesco a coinvolgere i miei studenti in una lezione? La domanda che mi pongo di più al serale è: come faccio a formarli al meglio perché loro non abbiano difficoltà per il loro futuro? Mentre i ragazzini al mattino non hanno idea del futuro, vivono una dimensione prettamente del presente. Io amo il serale perché è una dimensione bitemporale, quella del passato, che non deve essere dimenticato, anzi deve esserne fatto tesoro, ma soprattutto la voglia di cambiare verso il futuro. Ecco, forse questa è la significazione, cioè è l'elemento più significativo che io noto come differenza tra i due corsi. Il pregiudizio è prevalentemente legato a intanto non hanno voglia, è di sera, invece è un mondo incredibile, come io sostengo, un'esperienza di sostegno è fondamentale per capire la diversità, la disabilità, ma anche come ci si possa raffrontare e superare. Così un insegnante che non ha mai provato a fare il corso serale, secondo me, ha perso un pezzo importante della sua professionalità, perché ci si abitua e ci si fa il callo agli studenti, del mattino sono praticamente sempre più o meno uguali le dinamiche, e mettersi in gioco significa affrontare nuove sfide. E io ho sempre fatto mia molto della filosofia orientale. Infatti in giapponese come dire, il simbolo di crisi è uguale, si scrive uguale al simbolo di opportunità, e per me il serale è stato un'opportunità.